Buonasera a tutti, benvenuti al nostro nuovo webinar. Aspettiamo che si colleghino altri. Io ringrazio la disponibilità di Letizia per replicare questo evento e chiedo scusa a quanti si fossero collegati alla precedente edizione del webinar, poiché abbiamo avuto purtroppo alcuni problemi audio di collegamento con la fiera a Venezia e quindi non era possibile, non è stato possibile seguire al meglio il webinar. Quindi l'abbiamo riproposto con il piacere di avervi e con la possibilità quindi di ascoltare e seguire correttamente, mi auguro per questa volta. Nel frattempo, dando il benvenuto, provo a vedere se tutti quanti ci ascoltate e ci vedete correttamente. Vi ricordo che per chiedere di intervenire andrà cliccata la manina che trovate sul pannello di controllo alla sinistra del vostro pannello di controllo. Vogliamo fare qualche prova adesso. Se provate a chiedere di intervenire, io attivo l'audio in modo tale che vediamo se ascoltate e sentite correttamente e quindi poi anche prendete confidenza con lo strumento per poter intervenire quando volete. Do la parola a Irene Bertini. Buonasera Irene, ci sente e ci ascolta correttamente? Buonasera, sì, sento e ascolto correttamente. Stavo facendo la prova della manina. Benissimo, perfetto. Lei ci segue da? Benissimo. Dalla Liguria, da Sesti Levante. Allora, quando daremo la possibilità di intervenire, potrà prenotarsi in ordine di prenotazione, io darò la parola per domande o brevi interazioni con la relatrice. Molte grazie e buon proseguimento. Grazie a lei. Sentiamo invece Loretta Verzegnassi che ha alzato la manina. Chiedo agli altri anche di poterlo fare in modo tale che ci accertiamo che tutti quanti ci possiate seguire correttamente. Loretta, buonasera. Buonasera. Ascolta, ci vede correttamente? Sì, grazie. Benissimo, perfetto, grazie, buon proseguimento. E se c'è qualcun altro che vuol provare, così siamo nel giro di qualche minuto, aspettando qualcun altro, possiamo partire con il webinar. Letizia è pronta e possiamo vedere. Emilio ci sente correttamente, molte grazie Emilio per il feedback. Stefano lo stesso ci vede e si sente correttamente, perfetto. Emilio comunque ha provato la manina, gli diamo l'audio così ci saluta. Emilio, buonasera, ci ascolta correttamente? Ascolto perfettamente. Benissimo, io rinnovo le scuse, ma purtroppo non era mai capitato il precedente incontro lì nella fiera c'erano seri problemi di audio, quindi non so se vi siete iscritti per la prima volta a questo seminario, a questo webinar, ovvero ci avete purtroppo sopportato nel precedente con l'audio pessimo, quindi ci auguriamo oggi di ascoltare la proposta interessantissima che ci farà Letizia e il racconto anche della sua esperienza. Grazie Emilio, a dopo allora. Se qualcun altro vuole intervenire, abbiamo un paio di minuti ancora in attesa che si colleghino tutti quelli che si sono iscritti. Vediamo un pochino. Michele Gianmarino, buonasera Michele, ci sente e ci vede correttamente? Bene. Sì, Perfetto. perfettamente. Da dove ci segue? Torino. Molto bene, grazie Michele. A dopo. Ancora qualcun altro? E allora, io direi di poter iniziare. Abbiamo dato i 5 minuti accademici, di più non possiamo permetterci. Rinnovo il buonasera a tutti e presento Letizia Sinisi che dovrebbe essere collegata e quindi le chiedo di entrare in trasmissione. E il nostro webinar è sul tema che ben conoscete. Buonasera Letizia. Ecco, Buonasera, buonasera a tutti.
E allora proviamo ad entrare nel vivo del tema presentando un video. Io spero che tutti quanti voi possiate vederlo correttamente, spero anche che non si ceppi. Viceversa, chiederò a Letizia di sospenderemo il video e poi partiremo con il video stesso. Ecco a voi il video. Ci dà problemi, purtroppo, e allora do la parola direttamente a Letizia, in modo tale che possa introdurci in questo tema estremamente affascinante e condividere quindi il suo desktop per condividere con noi la presentazione in PowerPoint. A te, Letizia. Ok, allora buonasera a tutti nuovamente e buonasera, grazie ad Artes per l'invito, è sempre per me un onore e anche un piacere immenso poter parlare di questo argomento perché in realtà tutto questo nasce da un'esperienza personale di emigrazione in famiglia ed è il motivo per cui, ecco, non so, vedete si vede la presentazione, il titolo? No, devi condividere lo schermo. Perfetto, ok. Va bene? Prima sì, adesso no. Ok. Ecco qua, molto bene. Puoi Perfetto. procedere. Allora, perché da turista a routista? Immagino che tutti voi siate interessati, siate comunque connessi in qualche modo al mondo del turismo. Perché il routista a cui ci rivolgiamo in realtà è il discendente italiano ed è diciamo, l'italiano all'estero che non ama assolutamente definirsi un emigrato, né tantomeno un turista quando arriva. E vediamo perché. Per cui è stato coniato questo nuovo termine, che è rutista, da root, radici, che per cui si intende un italiano tra italiani. Quindi l'esperienza stessa del viaggio è l'esperienza. E non è un caso, insomma, che Artes sia in collaborazione, insomma, parliamo lo stesso linguaggio quando appunto loro dicono story living, perché qua parliamo del vivere la propria storia. Allora. Approfitterei mentre Letizia fa scorrere le slide di fare i primi due sondaggi veloci. Se volete rispondere, se avete già partecipato a webinar Artes, potete scegliere cliccando una delle risposte. Se fate veloce, così siamo nei tempi previsti. Qualcun altro se vuole rispondere, qualche altro secondo. E allora chiudo il sondaggio e vediamo un pochino cosa viene fuori, condividiamo i risultati, quindi una parte sì e un'altra no, siamo un po' sulla metà. Facciamo un altro sondaggio invece che consente anche a Letizia di parlare, di avere un pochino contezza delle vostre conoscenze, ovvero se conoscete la storia dell'immigrazione italiana, sì, un po' o per nulla. Vediamo un pochino come rispondete, in modo tale che anche lei potrà calibrare meglio quello che è il suo intervento. Grazie a tutti se finite di votare. E allora chiudiamo il sondaggio, lo condividiamo. Letizia, vedi, abbiamo un 19%
di chi conosce la storia dell'immigrazione, un po' 69 per nulla, quindi sarà anche interessante un certo. po' portarci da parte tua qualcosa sulla questa storia estremamente affascinante e quali regioni in particolare ha toccato. Bene, allora a te la prosecuzione dell'intervento. Ok, quindi ritorniamo, grazie Ettore, torniamo ai viaggi esperienziali, non in stile routing, è uno stile un po' diverso dagli altri, perché in realtà è un viaggio interiore, potremmo dire un viaggio introspettivo, di cui spesso chi lo vive non è consapevole quando emerge il bisogno di farlo, che è latente, in qualche modo diciamo emerge a una certa età, emerge per determinate motivazioni che andremo a vedere. Il fatto che la maggior parte di voi non conosca l'emigrazione italiana non mi sorprende, perché diciamo che la maggior parte degli italiani non conoscono il fenomeno migratorio che ha coinvolto milioni e milioni di nostri antenati. Volutamente, vi faccio così, vi do anche una motivazione su questo. Il motivo reale per cui non si è mai fatta attenzione a questo, o comunque non ci si è concentrati su questo, sul fenomeno dell'emigrazione italiana, è perché il tutto è coinciso ed è iniziato nel 1861, quando c'è stata l'Unità d'Italia. L'Unità d'Italia non era voluta da tutti, ma nello stesso tempo il fatto che abbia generato diciamo inizialmente tra i 30 milioni, pensate, dal 1861 agli anni 70 sono partiti 30 milioni di italiani, la maggior parte è partita a fine 800, inizi 900, con il famoso grande flusso verso le Americhe. Questo è stato vissuto come una vergogna, perché chi andava via spesso andava via per motivi politici o anche per motivi di estrema povertà in cui i piccoli paesi erano rimasti. Quindi in qualche modo è stato velato tutto questo, ma come dice un testo a me tanto caro, le terre lasciano noi, cioè meglio, noi lasciamo le terre, ma le terre non lasciano noi. E potrei raccontarvi di esperienze, numerose esperienze vissute direttamente e indirettamente, in cui effettivamente il richiamo delle proprie radici è fortissimo. Oggi si parla sempre più di turismo di ritorno, noi ci lavoriamo da quasi 10 anni, il tutto è nato con anche molti studi, molte ricerche fatte personalmente, e quindi questo ha fatto sì che, conoscendo il fenomeno migratorio, si è potuti andare al cuore di quello che è il viaggio del ritorno. Qualche giorno fa parlavo con un grande esperto di migrazione che fa parte dell'associazione Migrantes, e mi diceva: oggi si parla del turismo di ritorno, che è come parlare del sangue senza pensare a chi l'ha versato. Ed effettivamente può sembrare molto forte come immagine, ma se non ne diventiamo consapevoli, non entreremo mai nel vivo di quello che è qualcosa che va oltre il viaggio, come dicevo inizialmente, e va oltre l'idea di un'esperienza che sia unicamente turistica. Il viaggio di ritorno è un'esperienza di vita. Quindi noi creiamo ponti di riconnessione alla scoperta della propria identità. Perché chi ritorna vuole principalmente conoscere se stesso, chi è, vuole ritrovare, è come ricostruire un puzzle e trovare la propria identità. In maniera anche simpatica, allegra, non pensate che sia qualcosa di estremamente pesante, tutt'altro. Ed è divertente perché mette in moto un'intera comunità. Per cui è un progetto, ogni viaggio è un progetto partecipato tra pubblico e privato. Guardiamo un attimo insieme, diciamo, il logo, il routing nasce da questo, cioè questo, quando parliamo di ponti di riconnessione, in realtà non sono sempre ponti orizzontali che vanno dal paese in cui si è emigrati al paese di origine.
ma anche in profondità, perché il routing forse appartiene a tutti noi, lo potremmo chiamare radicamento, ed è un viaggio per le radici, cioè per conoscere le proprie radici, ma anche attraverso le proprie radici, perché chi non conosce il proprio passato non può vivere con la piena consapevolezza il proprio presente. E pensate, questo logo comunque si cioè va nel mondo, va nell'universo, queste strade, questo tronco e questi rami sono la strada della vita, in qualche modo, che va verso il futuro. Quindi non parliamo solo di un ritorno al passato, ma forse proprio di un ritorno al presente e al futuro attraverso la conoscenza di un passato. Quindi parlavamo di radicamento. Quando oggi facciamo, non so, facciamo un design, creiamo dei viaggi, parliamo di una conoscenza quasi passiva del territorio da parte di chi vuole fare delle esperienze per entrarci in contatto. Quando parliamo di routing, quindi di qualcuno, di italiani all'estero, ma di diverse generazioni, cioè sia le generazioni più anziane, passatemi il termine, che quelle meno anziane, più giovani, parliamo di una motivazione ad entrare nel territorio, a sentirsi, come dicevamo in precedenza, un italiano tra italiani. E quindi è il livello più alto, diciamo più superficiale, di quel radicamento che abbiamo visto nel logo, che è lo scendere in profondità, in qualche modo andare in introspezione. Perché l'Italia, diciamo, per chi ha solo un ricordo vago, è vista come un'unica nazione, che un unico paese, l'italianità, si sa che è nel proprio DNA, si sa che è nel proprio sangue, però soprattutto per chi è emigrato nelle Americhe, la distanza geografica non dà modo, soprattutto se ad emigrare sono stati i bisnonni, di conoscere precisamente l'area in cui sono nati gli antenati. E quindi parliamo di territory routing, che è la forma, la prima fase di radicamento. Cioè io penso all'Italia, penso al territorio, o alla cultura italiana. Però la mia famiglia ha avuto delle tradizioni, ricordo, cioè il ricordo di tradizioni di determinate regioni, di una o più regioni di provenienza, quindi forse qualche canzone che i miei genitori continuano a ricordare. In Australia e nelle famiglie di origine italiana c'è proprio l'abitudine di mettere in un angolo della casa un tavolino con tutti i libri legati all'Italia, alle proprie origini. Quasi un rito, quasi un passare e ricordare le proprie radici, di cui gli italiani che vivono in Italia non sono consapevoli. C'è quasi un legame e un amore per l'Italia molto più forte fuori, nell'altra Italia, rispetto a questa Italia. E quindi c'è la regione. Andiamo ancora più giù, come in un nucleo, una cellula che ha proprio un qualcosa di... ha un'anima, ed è il personal routing o family routing, quando arrivano i piccoli gruppi, i piccoli nuclei familiari, che come persone si fa parte di un nucleo familiare e di di tradizioni che sono nella quotidianità, o che erano in passato nella quotidianità dei propri nonni. E tutto questo corrisponde appunto all'andare ad un radicamento più personale, ed è quello che poi noi facciamo praticamente, è il processo che seguiamo nel proporre un viaggio di ritorno. Premetto che Italy Routing non è un'agenzia, non è un tour operator, è specializzata nel disegnare viaggi di ritorno, perché ogni viaggio è una storia, e le motivazioni sono fondamentali, conoscere quella storia è fondamentale, ed è un altro motivo per cui il turismo di ritorno
va toccato con delicatezza perché si entra nella vita personale, nell'intimità di chi arriva. Ed è il motivo per cui non possiamo considerare questi clienti dei turisti, ma dei routisti o comunque amici italiani che accogliamo come italiani che tornano. Come dicevamo, dal 1861 agli anni 70 sono partiti 30 milioni di italiani. Oggi in Brasile ci sono 25 milioni di italiani, in Argentina 20 milioni e negli Stati Uniti 17 milioni. I paesi europei, la maggiore emigrazione, però questa emigrazione è più tarda, cioè nel secondo dopoguerra, ha visto la Francia, la Svizzera, la Germania e l'Australia come paesi di destinazione. Quindi quando parliamo di emigrazione pensiamo sempre a un grosso flusso che è partito a fine 800, inizio 900, che si è recato in primis verso New York, nel Nord America, poi per il grande numero di immigrati, in quel caso, hanno chiuso le frontiere e si sono diretti verso il Brasile e l'Argentina, anche nel Canada, in misura minore. Nel secondo dopoguerra, invece, è stata l'Europa, principalmente la terra di destinazione dei nostri emigrati. Questa slide vi fa vedere come il fenomeno delle migrazioni in realtà interessa tutte le nostre regioni. Io ero meravigliata perché qualche giorno fa sono stata contattata da una signora valdostana perché pensavo che proprio non ci fosse emigrazione. In realtà io poi guardo i dati, le statistiche, però ci siamo sempre concentrati sulle regioni a maggiore emigrazione, come vedete la Sicilia, la Calabria, la Campania, il Lazio, principalmente il sud, ma anche il nord, soprattutto nel secondo flusso di emigrazione. Ma se guardate proprio questa slide, ci sono tutte le regioni rappresentate, chi in maniera maggiore o minore, ma nessuna esclusa. Questi sono dati ufficiali dei residenti all'estero, degli italiani residenti all'estero. Quando parliamo di oriundi, spesso si fa l'errore di pensare che ci sia un grosso gruppo di oriundi. Okay. Ci sia un grosso gruppo di emigrati che siano uniformi, omogenei, tutti uguali. Invece ci sono grosse differenze per generazione. Quindi la prima generazione, cioè quella che parte, e parlo al presente perché ancora oggi partono 80.000 giovani italiani all'anno, quindi abbiamo ancora prime generazioni che emigrano, così come abbiamo tanti immigrati che un giorno faranno routing nel nostro paese. Pensiamo anche ai cinesi, si dice che fra 20 anni, 30 anni, anche forse più, ci sarà un routing, un ritrovare le proprie origini nel nostro paese. Tornando agli italiani, abbiamo una prima generazione che possiamo chiamare italiani emigrati all'estero, perché sono ancora italiani a tutti gli effetti. La seconda generazione, quindi i loro figli, potremmo definirli italo-americani, italo-tedeschi. Le terze, le quarte generazioni, ma anche le quinte generazioni, quindi che hanno i bisnonni, i trisavoli italiani emigrati, sono a tutti gli effetti americani, tedeschi, di origine italiana. Cosa significa questo? Che dalla terza generazione in poi non si rinnega la propria origine, ma ci si sente cittadini del paese in cui si è nati e in cui sono nati i genitori, e comunque da generazioni ci si sente, parliamo così degli americani, americani o belga o canadesi,
Quindi quando andiamo a rapportarci con le nuove generazioni di discendenti, intanto va eliminato il termine emigrato, perché l'emigrazione ha avuto con sé uno strascico di sofferenza e di difficoltà talmente alto che il termine stesso sta diventando desueto, cioè non ha una buona percezione. Quindi non parliamo più di emigrazione, ma parliamo di italiani all'estero, di diverse generazioni. E le ultime generazioni, quelle più giovani, vanno gestite, curate, un termine che mi piace molto è curare, accolte, come con gli standard con cui si accolgono i cittadini della nazione da cui provengono. Perché ho visto alcuni operatori che hanno visto una trentenne americana che lavora in ambasciata qui a Roma, così, e l'hanno considerata italiana. Lei era onorata da tutto ciò, però si vedeva che era un po' fuori luogo considerarla italiana, per cui va fatta anche un'educazione in questo senso, perché gli americani hanno determinate esigenze, quindi chi di voi nel mondo del turismo dovrà sapere, saprà benissimo che gli americani non amano sentir parlare molto, le lunghe narrazioni, i tedeschi invece sì, amano andare nel dettaglio di ogni singolo, di ogni singola descrizione. Questo solo per fare un esempio. Questa slide, che sembra complessa, ve la sintetizzo in poche parole. Serve a darvi un'idea di come il turismo di ritorno in realtà non sia unicamente destinato a, ad anziani o persone, oltre i 50 anni, 60 anni, che vogliono ritrovare le proprie origini, ma è destinato veramente a tutti, a tutte le generazioni, con motivazioni differenti, perché fondamentalmente le motivazioni che spingono al ritorno sono due. Una è la nostalgia e l'altra è la scoperta. Quando andiamo su questo grafico, dove la scoperta l'abbiamo in alto e la nostalgia in basso, agli antipodi in qualche modo, vediamo come la nostalgia si veste di un ricordo. Quindi il ricordo è di chi ha vissuto anche indirettamente, perché i propri genitori hanno avuto i loro genitori emigrati, ha vissuto comunque a un ricordo dell'Italia che è stato portato lì. Vi parlo di un caso reale, una signora che aveva origini lucane e emiliane. La famiglia lucana aveva prevalso in termini di tradizioni, di cultura, nella sua vita, nella sua formazione, perché i suoi nonni lucani avevano portato a New York delle piante, anche degli alberi di fico lucani, avevano ricreato un microambiente che riprendeva l'ambiente in cui vivevano in Basilicata prima di partire. Quindi lei ha fatto, ricorda questa nonna e questo ricordo lo tramanda ai suoi figli. Quando è venuta in Italia è arrivata col ricordo di quella nonna, ma ha trovato un'Italia ancora amplificata rispetto a quello che lei aveva vissuto, in quel microcosmo che era stato creato per avere un pezzo di Basilicata con loro. E quindi ha fatto così un'immersione in questo microcosmo che si è moltiplicato, e lì la motivazione l'avevamo già individuata insieme alla signora che si chiama Joanne,
è stata era la nostalgia. Ed è in molti casi, soprattutto dopo i 50 anni, che arriva la nostalgia fortissima di ritrovare i propri nonni, spesso la propria nonna. Diciamo, nella maggior parte dei casi c'è una nonna. La scoperta, invece, riguarda le famiglie giovani, i single, i giovani, dalle terze e quarte generazioni e anche ragazzi che hanno i nonni, che a loro volta hanno avuto i nonni, che sono emigrati. Ma in questo caso non c'è un ricordo vivo, c'è un orgoglio di avere sangue italiano. Fondamentalmente è questo, di appartenere, di avere in qualche modo una relazione con quello che è amato in tutto il mondo, cioè lo stile italiano, il Made in Italy. Il Made in Italy è il terzo marchio al mondo, dopo Coca-Cola e Google. E quindi è la scoperta della propria identità come italiani, o come spesso dei sociologi dicono, italici, dove per italici non si intende solo chi ha origini italiane, dei giovani, dei ragazzi o degli oriundi, ma anche chi ama l'italianità. E sono davvero tanti nel mondo. Domande? Facciamo un altro sondaggio, così vediamo un pochino chi dei nostri ascoltatori è interessato al tema in termini di realizzazione di proposte di turismo esperienziale in quest'ambito. Se volete provare a rispondere ad una delle seguenti risposte alla domanda, vediamo un pochino se così anche ci facciamo conoscere di più e anche chi è interessato a prendere contatti con Letizia per comprendere come eventualmente collaborare con lei. Vediamo un pochino, ancora qualche istante, chi vuole rispondere. Le risposte potranno essere utili a Letizia per un commento a caldo. Vediamo un pochino, più o meno tutti hanno risposto, e allora chiudiamo il sondaggio, condividiamo i risultati. Non c'è nessuno che si occupa attualmente della questione, ma il 57% è interessato ma non ha le competenze o non sa come fare. Quindi penso che sia una notizia molto interessante che consenta di mettersi in contatto. Che ne dici, Letizia? Assolutamente sì. Ancora una volta non ne sono sorpresa, perché in realtà è da fine maggio di quest'anno, del 2018, che anche il governo ha iniziato ad occuparsi di questo tema. Vediamo già dalla slide attuale, questa della prossima slide, che in realtà oggi ci sono iniziative svariate a sé stanti. Fino ad oggi ci sono state iniziative svariate a sé stanti. E cosa facevano fondamentalmente? C'erano delle signore di origine italiana, spinte dal desiderio di conoscere le proprie radici, che organizzavano dei viaggi per gruppetti di loro conoscenti, e era sufficiente passare in comune, trovare così dei documenti, andare al cimitero in cui si trovavano le lapidi dei propri nonni, bisnonni, e questo è stato finora il turismo di ritorno. Cosa apprezzabile, perché spesso anche lasciata la buona volontà di chi poi si ritrovava con dei discendenti desiderosi di andare nei luoghi dei propri nonni, cosa che avviene tuttora. Io credo che sia importante dare il giusto peso e il giusto onore a chi torna, perché va benissimo che vadano al comune e trovino
certificato di battesimo del proprio bisnonno. Va bene, ma va onorato quel ritorno, perché spesso è l'unico della propria vita. Cioè, è troppo riduttivo portare in giro così velocemente. E quindi va strutturato il tutto e va presa consapevolezza di un enorme patrimonio che noi abbiamo, che va oltre gli archivi genealogici, che va oltre i territori. Fondamentalmente sono le persone, siamo noi a fare la differenza. E spesso noi non ne siamo consapevoli come italiani di quanto valore possiamo avere agli occhi di chi torna per le proprie radici. Pensate che quando ho iniziato a occuparmi di turismo, perché in precedenza ero in azienda, quindi diciamo, era il mio passato mi ha dato tutti gli strumenti oggi per fare quello che faccio. Però per me 10 anni fa il mondo del turismo era completamente nuovo. Quindi, avendo lavorato in multinazionali americane per lo più e conoscendo gli americani, pensavo che avrebbero apprezzato molto trovare un madrelingua nell'arrivare in Italia. Cosa che loro hanno apprezzato nella misura in cui ritrovavano un po' la loro mentalità, il loro linguaggio, i loro suoni. Però addentrandomi sempre di più nel mondo del turismo del ritorno, ho colto un desiderio che loro hanno di sentire parlare l'inglese dagli italiani, perché loro amano molto l'inglese con l'accento italiano. Pensate, cioè, è un piccolo particolare, ma che dice quanto per loro emozione pura entrare completamente in Italia, mettere piede, toccare l'Italia vera, fare l'esperienza dell'italiano in Italia. Quindi, tornando un po' al discorso che stiamo seguendo oggi, vanno bene le frammentazioni, le svariate iniziative, ma la conoscenza ci aiuterebbe a raddoppiare, a moltiplicare le potenzialità che ha questo turismo, non solo da un punto di vista puramente commerciale, ma soprattutto da un punto di vista umano e del patrimonio, perché oggi i borghi e i paesi sono dimenticati, i piccoli borghi, i borghi minori. Invece questo tipo di turismo va a valorizzare proprio quei borghi. Va a valorizzare quei piccoli centri. Un evento recente è stato in un paesino di 300 anime in Basilicata, o in Campania, San Lupo, piccoli centri che non avrebbero visibilità differentemente, e soprattutto si dà modo ai discendenti di poter contribuire allo sviluppo di quei luoghi, perché loro amano tutto di quei luoghi, amano anche la tipicità, il prodotto di quei luoghi, di quell'artigiano. E quindi non possiamo non pensare ad una visione sistemica quando parliamo di questo tipo di turismo, svincolata da una visione più complessiva d'Italia, perché anche se vado nel piccolo centro di 300 anime, è Italia. E quindi io lì mi sento lucano, mi sento campano, mi sento italiano. Oggi le regioni purtroppo competono e non concorrono. Questo tipo di turismo dà modo di concorrere. Noi lo stiamo facendo in piccola, diciamo, stiamo facendo i primi passi per poter mettere in collegamento le varie regioni di emigrazione su un tema che ha in comune persone che sono partite insieme e che hanno collaborato, che si sono dati una mano fuori all'estero, che quando tornano non possono trovare differenze sostanziali, cioè le differenze sono una nostra ricchezza
nelle varie regioni, abbiamo come 20 diverse Italie, ma dal punto di vista di accoglienza, di sistema di accoglienza vero e proprio, sistema territoriale, cerchiamo di integrare le varie competenze e le varie campanità, pugliesità, lucanità, come le chiamiamo, che fanno l'italianità. Letizia, volevo ricordare, siccome ti stai avviando verso l'ultima parte della tua testimonianza, che ovviamente è possibile fare domande, come abbiamo detto all'inizio del webinar, cliccando alla sinistra del pannello di controllo la manina, prenotandosi, oppure se non avete il microfono potete digitare la domanda, scrivere la domanda nell'apposito pannello domande, in modo tale che io potrò girarle alla nostra relatrice. Facciamo un sondaggio brevemente rispetto a quello che diceva adesso Linaria. Se interessa approfondire le dinamiche della creazione di un'esperienza di ritorno, se sì in generale o sì perché operate in una regione che ha flussi migratori notevoli, abbiamo visto che un po' tutte ce l'hanno, oppure no, proprio perché non ritenete che la cosa vi interessi a partire dal vostro territorio. Grazie della collaborazione, vi chiedo di ancora qualche secondo per dare il vostro contributo. Vi ringrazio molto della partecipazione. Vi ricordo domande, perché Letizia è stata molto sintetica proprio per i tempi, ma sarebbe molto felice di approfondire alcuni aspetti a voi cari. E allora chiudiamo il sondaggio, lo condividiamo come al solito, e quindi c'è un 62% in generale, anche perché si opera in una regione che ha avuto flussi migratori notevoli. E allora ti ritorno la parola a Letizia, in modo tale che poi, fra quando completi, apriamo il dibattito. Grazie. Ok, grazie a te, Ettore. Quindi c'è un processo di un processo che va ad approfondire le proprie radici, che ci riguarda tutti, se vogliamo, perché chi di noi non vorrebbe sapere la propria storia, conoscere i propri antenati? Ci dice tanto questo. Oggi ci sono anche delle ricerche genetiche su questo. Abbiamo dei ricercatori che fanno proprio un'analisi genetica che racconta tanto della propria storia. Quindi la prima motivazione è cercare le proprie radici. Cercarle per nostalgia, cercarle per scoprire la propria italianità, eccetera. Si cerca. E questo cercare è legato a un bisogno ancestrale. Quindi, anche oggi, in un mondo globale, è spinto a maggior ragione dal cercare la propria identità come unicità, e quindi la propria regione, dallo scoprire la regione di provenienza, il proprio paese, come una destinazione unica, a motivo per cui mi piace definire questo turismo non di destinazione ma di motivazione, perché nessuno andrebbe a San Fele in provincia di Potenza, dove è stato fatto il primo viaggio evento del ritorno in Basilicata, solo per turismo. No, ci va perché sono le radici a spingerlo lì, e quindi quella è una destinazione unica. Quando si trovano le proprie radici si conosce qualcosa di più di se stessi, quindi si cercano, si trovano, si vivono le proprie radici con viaggi evento, oppure facendo proprio l'esperienza del campano tra campani, del lucano tra lucani o del ligure tra liguri. Sentivo in precedenza una partecipante della Liguria, oggi stiamo preparando un lavoro in Liguria mentre parlo. E sostenere le proprie radici, perché
Intanto inizia un interscambio culturale fortissimo e poi perché spesso ci sono proprio degli aiuti che possono arrivare da chi ha origini in quei luoghi. Faccio un esempio, in Calabria è arrivato il presidente di una grande associazione di costruttori americani, costruttori edili, e con grande standing ovation nella sala consiliare del comune di Soverato ha detto che nelle riunioni di tutti gli Stati Uniti il 90%, non, l'80% degli architetti e degli ingegneri di origine calabrese. Quindi c'è nel DNA qualcosa che li porta a studiare quelle materie. E sono nate delle collaborazioni perché si sta ristrutturando il porto di Soverato, per cui attraverso delle aziende americane, insomma, so che sono nate delle collaborazioni per lo sviluppo di quel territorio. Questo è, diciamo, un esempio un po' più grande degli altri, ma anche in minima parte, insomma, la signora che è arrivata in Emilia lo scorso ottobre ha mandato al sindaco dei paesi, provincia di Parma, in cui ha origini, una descrizione, un rapporto in cui diceva come rendere fruibile da parte degli americani quei territori bellissimi che oggi non sono nei circuiti classici del turismo. Quindi dalle opere più grandi, come può essere un porto, a un vademecum per l'amministrazione, un supporto per come rendere turistiche, tra virgolette, delle aree che vanno valorizzate maggiormente per la produzione. Quindi, quali sono questi ponti possibili? Vi faccio qualche esempio di ciò che è stato già realizzato, però i ponti possibili sono svariati. Per esempio, è arrivato un routista di origine calabrese che aveva il padre, è venuto come emissario di suo padre, 94enne, casualmente, ma vi garantisco che è stato proprio casuale, il giorno dell'evento del ritorno, quindi quello che chiamo matrimonio con la propria terra, cadeva il compleanno di suo padre. Quindi abbiamo organizzato la festa di compleanno a distanza, perché suo padre, 94enne, non poteva più spostarsi e venire in Calabria, e gli abbiamo fatto una festa con un collegamento streaming. E questa è stata di un'emozione fortissima. Hanno partecipato tutti i parenti esistenti, tutta la famiglia, ma è solo uno dei ponti, perché poi non si può pensare ad uno sviluppo di un modello unico, perché ogni storia è diversa. Noi abbiamo una metodologia che applichiamo, ma quindi con delle procedure, delle comunicazioni ad hoc, degli interventi da parte anche dei rappresentanti di tali routing all'estero che sono a loro volta dei discendenti, ma ogni storia va curata perché appunto è una storia intima, personale. Quindi Tracce è un memoriale, è una sorta di stato di famiglia, quindi di chi era quella famiglia. Spesso Tracce è indicato per i posti più piccoli, per i paesi più piccoli, in cui si conoscevano tutti, quindi quel cognome, se non si hanno altre informazioni, in questo caso Masi Family, la famiglia Masi, ha saputo come era composto il proprio nucleo familiare nel 600. Oppure, questo è il mio preferito, che è il ritorno di gruppo, che si chiama memory routing, far ritornare insieme i discendenti di chi era partito insieme. Quindi è un'immersione graduale nella propria regione o in diverse regioni a seconda dell'origine, è un modo per fare una full immersion e tornare indietro nel tempo. L'evento del ritorno o family routing o ancora matrimonio con la propria terra.
In questo caso parliamo del radicamento più del radicamento clou, quello che abbiamo visto nella cellula del radicamento, cioè la propria storia, la storia personale. Quindi c'è il libro di famiglia, che è uno scrigno di ricordi, che racchiude intere storie familiari, a seconda appunto dei rami che si vogliono approfondire, e c'è una vera e propria festa, una festa di paese, nel rispetto anche del carattere di chi arriva, perché c'è chi invece vuole approfondire aspetti che sono un po' più riservati, e quindi gli facciamo visitare dei luoghi senza dare troppa visibilità, perché semmai sono persone molto riservate e non vogliono esporsi molto. Dipende dalla propria storia, ma sono tutti ponti di ricongiungimento. E ciò che questa esperienza ha in comune in ogni caso è la narrazione e soprattutto la memorabilità. La memorabilità è fatta di qualità, di conseguenza tutti gli operatori coinvolti ricevono una formazione ad hoc, specifica, e si lavora in squadra. Si creano proprio delle squadre territoriali formate per gestire e curare questi arrivi. Questo è un esempio di libro di famiglia, parliamo di Milo Riverso, che è la persona calabrese di cui ho parlato in precedenza, e ovviamente non può mancare la conoscenza delle persone e dei prodotti di quell'area, e quindi parliamo di territory routing, il primo livello di conoscenza, di radicamento, che va a conoscere attraverso i cinque sensi anche i prodotti, i luoghi di produzione, l'enogastronomia. È stato molto bello recentemente andare nello stabilimento dello Strega, Liquore Strega, a Benevento, dove abbiamo non solo gustato i prodotti, abbiamo visto tutti i luoghi di produzione guidati proprio dal titolare, dal presidente di questa storica ditta italiana, fabbrica, e i signori, insomma, che erano coinvolti, hanno detto che in tutti i dolci loro mettevano lo Strega e che lo acquistano online, e che c'erano degli amici in Ohio che non riuscivano a trovarlo. Quindi abbiamo parlato con la produzione dello Strega e abbiamo detto: guardate, in Ohio hanno bisogno dello Strega. Vi faccio proprio degli esempi, potrei stare qua ore e ore a parlarvene, devo sintetizzare il tutto, ma per darvi un'idea di quanto poi si metta in moto un circuito virtuoso sull'eccellenza dei luoghi, sull'unicità dei luoghi. Infine, chi è il routista? Quindi il routista è una persona che è figlio di italiani, nipote di italiani, quindi discendente italiano, ma in termini di conoscenza del territorio, è anche colui che ama andare alle radici dei luoghi, quindi che ama l'esperienziale, un turista esperienziale. È uno sperimentatore orientato assolutamente alla conoscenza dei luoghi nella loro autenticità, quindi non ci sono finzioni che tengano, insomma, è desideroso di conoscere il vero stile italiano, quella, diciamo, potremmo chiamarlo un italico, l'utista è un italico, che sia di discendenza, di origini italiane o meno, è comunque una persona che ama l'italianità, ed è non solo un turista esperienziale, ma anche emozionale, perché fondamentalmente attraverso questo viaggio, che non è una vacanza ma una pienezza, cerca se stesso. E c'è un pezzettino che non ho aggiunto: nella gran parte dei casi è donna, è molto femminile, se non è una donna è un uomo che ha una forte sensibilità e che comunque ha avuto una
una nonna importante, c'è stato anche un personaggio importantissimo, non dico il nome per motivi di riservatezza, che cercava sua nonna nel 99% dei casi c'è una nonna che ha parlato loro senza parole, semplicemente con i manicaretti o abbracciandoli o dando tutto l'amore possibile. Quindi da parte dell'organizzazione Italy Routing, che è fatta di una rete internazionale di consulenti, c'è una selezione dei migliori esperti del settore e una formazione per specializzare tutti coloro che vogliono occuparsi di questo settore. C'è la cura del routista, la cura ancora meglio della gestione, cioè la cura è proprio la parola che comprende anche l'accoglienza e tutto quello che pone attenzione sulle esigenze di chi arriva, nel famoso ciclo esteso dell'esperienza, che significa noi curiamo il prima, il durante e il dopo. Il prima è fondamentale per comprendere le reali motivazioni. Il durante è fondamentale per rendere l'esperienza memorabile e il dopo è quello che dà pienezza al durante, è quello che attraverso il ricordo, gli oggetti ricordo o le sensazioni provate danno al presente una nuova prospettiva, un nuovo significato. È un sistema integrato, territoriale tra pubblico e privato. La narrazione, la qualità sono fondamentali perché è unica come esperienza e va trattata come tale. Il presidio dei territori ci consente di lavorare con le istituzioni, con tutti gli operatori sul territorio per la valorizzazione dei paesi meno conosciuti e vogliamo rendere esclusiva tutta la proposta e per farlo non possiamo che avere un grosso valore nella ricerca, nello studio e nel tirar fuori la bellezza dei luoghi visitati, ma della stessa Italia, di cui noi non siamo consapevoli, ma che se soltanto pensiamo che l'Italia non è un'entità astratta, ma è fatta da italiani, è la bellezza che abbiamo dentro. E quindi questo viaggio, anche solo nel prepararlo, nel curarlo, ci dà modo e stimolo di tirar fuori anche la bellezza che è in noi. E nel proporre, nel curare questi viaggi, si è arricchiti. È un ponte anche personale che a parole non riesco a spiegare, bisogna viverlo, come diceva Joanne, la signora di cui ho fatto qualche esempio in precedenza, diceva: date pure il mio numero di telefono perché solo chi lo vive può capire fino in fondo di che si tratta. E quindi vi autorizzo a dare il mio numero di telefono perché io ne possa parlare con chi è interessato a ritrovare le proprie radici. Infine, siamo figli di Leonardo e Michelangelo, ho finito Ettore, siamo figli di Leonardo e Michelangelo. Questa consapevolezza di avere proprio la bellezza nel nostro DNA ci farà sicuramente diventare nuovamente unici, differenti, promotori di qualcosa di nuovo rispetto a tutti gli altri paesi che non hanno il nostro patrimonio. Grazie Bene, per l'attenzione. a te, molti, no, se vuoi lasciare perfetto i tuoi riferimenti perché molti me lo hanno chiesto e qualche minuto ancora chiederei perché ci sono diverse domande, quindi se chiudiamo, prometto che potremo chiudere fra una decina di minuti perché chiedo di prepararsi nel mentre Michele Giammarino,
Rosalia Mantegna e Loretta Verzegnassi per le domande, ma io incomincio a fare quelle che fare dei partecipanti che non hanno il microfono, vale a dire di Lamberto Funghi, se cambia qualcosa secondo i bacini di provenienza, ad esempio americani o sudamericani. E poi c'è Angela Grassi, raccolgo due o tre così poi rispondi e do la parola poi subito agli amici che ho prima citato. Grazie, Angela Grassi ha una figlia all'estero da 4 anni con parenti da 3 generazioni e quindi conferma quanto hai detto e vorrebbe approfondire questa esperienza, anche se non ha competenze in ambito turistico, quindi poi girerò i riferimenti e quindi potrai rispondere. Così come poi sempre Angela ha scritto che il tema del cibo italiano è un tema ovviamente molto molto amato, il cibo italiano, afferma che il profumo e il sapore dei cibi italiani gustati in Italia è diverso rispetto a comprare e degustare i prodotti italiani, seppure di eccellenza negli USA. C'è questo aspetto. A te un breve commento e poi diamo la parola agli altri nostri amici. Grazie. Grazie. Allora, sì, sicuramente le provenienze fanno sì che l'esperienza da proporre sia completamente diversa. Cioè, per dire, la differenza sostanziale tra il Nord e il Sud America è che nel Nord America c'è un'educazione voluta da una serie di associazioni così, che già da anni educano a cercare le proprie radici, quindi fanno proprio ricerche genealogiche, ci sono associazioni che vanno a fondo su quegli aspetti e quindi loro poi diciamo, costruiscono anche in 10 anni, ricostruiscono il puzzle nel weekend, una sorta di passatempo, e poi quando però arrivano a un certo punto e non riescono più a trovare i fili o i fili giusti per completare la propria storia, vengono in Italia perché in Italia cioè, non abbiamo anche archivi parrocchiali, ci sono una serie di dati, di archivi che non sono tutti messi online. Quindi nel Nord America c'è una grossa sensibilità su questo tema. Nel Sud America c'è il desiderio di venire in Italia, di conoscere il primo mercato, il primo paese su cui si sta lavorando in questi termini è l'Argentina. Però considerate che in Sud America c'è una crisi, la crisi che si ripete ciclicamente ogni 2 anni. Quindi, mentre nel Nord America abbiamo una capacità di spesa più elevata, nel Sud America va guardata proprio l'offerta e la proposta facendo bene attenzione a quelle che sono a quelli che sono i destinatari della proposta e soprattutto tenendo presente che il ponte a due vie può essere anche dall'Italia verso loro, perché non hanno, perché se vogliamo rendere accessibile la conoscenza delle proprie radici, dobbiamo necessariamente trovare anche attraverso la tecnologia, cosa che stiamo facendo, dei mezzi attraverso cui arrivare noi da loro, se non possono tutti permettersi di venire qui in Italia. O per fare un esempio, cioè per parlare diciamo, dei vari ponti, mentre in Nord America prevale il family routing e quindi anche un viaggio individuale di piccoli gruppi, nel Sud America prevale il viaggio di gruppo, perché consente di abbattere i costi, consente di programmare meglio la vacanza, e in ogni caso in Sud America c'è poi una fascia diciamo più abbiente, una fascia di, soprattutto di professionisti, comunque ci sono tantissime aziende di origine che sono state proprio fondate da italiani
e che amano anche far conoscere la loro cultura, anche portare la cultura italiana anche nella cultura aziendale. Quindi è un fenomeno un po' diverso rispetto a quello del Nord America. Spero di Bene, aver prendiamo qualche altra domanda. Allora, la parola abbiamo detto a Gianmarino, attivo l'audio. Gianmarino può rivolgere la domanda. Sì, come spiegavo nella domanda, nella zona della Campania, terra interna irpinia, c'è stata un'intensissima emigrazione negli anni. Allora, mi chiedevo come si può organizzare un viaggio di questo genere, esperienziale, per quei territori. Come funziona il Sì. processo? Come si fa? Sì, lei è un operatore turistico, un'istituzione, cioè cosa rappresenta? Io rappresento delle associazioni che localmente, io vivo a Torino, ma in effetti provengo da quelle regioni e sto attivamente cercando di sviluppare un turismo esperienziale proprio su quel territorio. Siamo nella fase di progettazione iniziale, però ci sono già delle piccole organizzazioni locali che già portano in giro turisti che vengono nella zona. Quindi c'è un minimo di struttura locale che potrebbe collaborare con Certo. un'idea di questo genere. Ma si tratta di capire come funzionerebbe il tutto, i costi, l'organizzazione, cosa occorre fare. Sì, allora, la Ok, prima. un attimo solo, così raccogliamo due o tre domande perché i minuti sono proprio Sì. ma pochissimi. Rosalia Mantegna, prego Rosalia per la domanda. Rosalia? Rosalia ha forse qualche problema. Lorenzetta, allora. Loretta, prego. Buonasera, io vivo in Piemonte e ho avuto a che fare recentemente con diverse persone di origine italiana che sono venuti qui per ottenere la cittadinanza italiana e mi sono resa conto che tramite le loro conoscenze, i loro contatti, ci sono enormi gruppi anche su Facebook di persone di origine italiana che se pubblichi anche solo una foto del formaggio locale, impazziscono e danno un sacco di riscontro e si sente proprio questo desiderio di ritornare in contatto con le tradizioni, eccetera. E visto che io ho un'agenzia di organizzazione eventi, sono molto interessata perché il nostro territorio è proprio piccoli borghi, grandi tradizioni, grande gastronomia e zero organizzazione. Grazie. Grazie a lei Loretta. E allora, ultima domanda, così poi può rispondere e chiudere la nostra amica Letizia. Irene Bertini, prego Irene, buonasera. Sì, buonasera. Io vorrei, in realtà è un commento domanda, cioè io sono ligure di origine, quindi mi interessava quando prima ha detto che state lavorando su un progetto della Liguria e sono una studentessa di un master in ambito turistico, quindi mi piacerebbe sapere se eventualmente c'è anche la possibilità di fare eventuali collaborazioni su una tesi di questo tema qui, perché mi interessa particolarmente poi col focus della Liguria. E invece l'altra piccola domanda è se avete mai pensato di ampliarla ad altri paesi, non solo all'Italia. Ad esempio, io ho tanti amici della rumeni, quindi sentono anche loro molto questo tema del turismo di ritorno in Romania ed è, ecco, mi è venuto in mente, sarebbe molto bello poter pensare di ampliarlo. Grazie. Grazie Irene. E allora a Letizia le risposte e una chiusura finale. Grazie. Allora, grazie. Poi delle domande interessantissime che meriterebbero un workshop solo su questo. Allora, sicuramente allora, per quanto riguarda la Campania, ecco, quando parlavo di rete internazionale consulenziale, che è Italy Rooting, intendo proprio che creiamo delle figure specializzate. Già in Campania ci sono dei partner che si stanno specializzando e quando parliamo di turismo, diciamo di sistema integrato, parliamo non solo di operatori turistici, ma anche di operatori non convenzionali come le associazioni, come i ricercatori genealogici, come
le stesse istituzioni, cioè noi facciamo una formazione per area territoriale e quindi si creano delle vere e proprie squadre che poi agiscono, hanno, diciamo, la possibilità di seguire una metodologia che attraverso la formazione può mettere in pratica, quindi realizzare nel giusto modo il turismo di ritorno, che come vedete, no, anche dalle domande viene fuori che c'è molta frammentazione. Io ho trovato anche nelle fiere persone che hanno fatto sempre incoming, cioè, e poi, cioè, oppure ancora meglio outgoing come operatori turistici, quindi hanno fatto sempre andare italiani all'estero, che adesso dicono: ah, vabbè, noi adesso ci stiamo specializzando, ma non lo fanno con una consapevolezza della necessità di una formazione. Infatti anche con Artes stiamo pensando anche di collaborare in questo senso, proprio per poter lavorare sui territori con la giusta conoscenza di quei territori, in modo da dare voce a tutti, perché soprattutto nei piccoli territori ci sono realtà di diverso tipo. Quindi dov'è la nostra peculiarità? Nel far lavorare insieme tutti, cosa che in Italia risulta a volte un po' difficile, perché siamo tutti campanilisti. Cioè, se dovessimo alzare la mano, io stessa la alzerei, perché io sono di origine pugliese, quindi io ogni volta la Puglia, la Puglia, la Puglia. Ma non va bene la competizione sana, attiva, che metta fuori il meglio, però quando si tratta poi di lavorare insieme si ha sempre molta difficoltà. Quindi noi siamo specializzati nel coordinare tutte queste figure che si specializzano e aiutarle a farle lavorare insieme, dandole autonomia affinché possano valorizzare e proporre i propri territori nel giusto modo. Spero di aver risposto alla prima domanda. La seconda domanda era quello che legava alla cittadinanza, diciamo anche questo notare, questa attenzione, no, che c'è verso l'Italia. Effettivamente la cittadinanza è una delle prime richieste che arrivano soprattutto dal Sud America. Quindi la seconda testimonianza della Loretta mi dà sicuramente da conferma di tutta questa attenzione verso l'Italia. E ancora qui la cittadinanza può essere, sicuramente lo diventa, un modo per arrivare, spesso no, si fermano 15 giorni, eccetera, e conoscere le proprie radici. Quindi è un servizio, quello della cittadinanza, che spesso si combina al viaggio del ritorno, alla ricerca sulla propria storia, eccetera. Poi, è che diventa un vero e proprio evento. Quindi, se Loretta si occupa di eventi, a maggior ragione sicuramente può specializzarsi nell'evento del ritorno, perché noi lo chiamiamo così, è un matrimonio con la propria terra. Ha connotati diversi rispetto a un matrimonio, a un evento di altro tipo, però diciamo il modo in cui, la modalità in cui lo sviluppiamo ha molto di evento territoriale, chiamiamolo così. Allora, per quanto riguarda invece la domanda della nostra studentessa, già abbiamo partecipato con l'Università di Torino, c'è stato un collega, un suo collega di origine calabrese che si è laureato qualche settimana fa a Torino, che ha fatto una tesi su questo argomento. Quindi prenda pure il mio numero e l'email, posso, insomma, darle tutto il supporto possibile sul tema. Tra le università più attive in questo momento ci sono quelle della Sicilia, di Palermo, Messina e Catania, quella della Calabria, l'Università di Torino, cioè le università si stanno muovendo molto su questo tema. Il lavoro che stiamo facendo in Liguria è un lavoro di ricerca, perché dal Sud America, dall'Uruguay, che ci ha richiesto ci ha posto una sfida. Questo signore non conosce, ha un'idea molto vaga
di dove sono le sue origini, effettivamente è uno dei ricercatori, i nostri consulenti migliori. Ligure sta cercando da 2 settimane, sta facendo il giro di tutte le parrocchie, con una buona prospettiva di dare una risposta a questo signore che diceva Rapallo. Poi in effetti si è scoperto che invece la Riviera Ligure è la sua origine. Quindi sono anche delle sfide, perché poi alla fine quando si trova la risposta è come vincere, è una sfida vinta ed è bello per tutti. Io vi ringrazio per l'attenzione, sono a completa disposizione tramite Artesto direttamente. Considerate che Artesto è coinvolta in questo perché proprio si occupa di esperienze, quindi quale l'esperienza con la E maiuscola, potremmo dire che è tutto il viaggio qui, è tutta l'esperienza del ritorno. Perfetto. E allora Bene. io invito a prendere nota del sito e dell'email che qui ha la vostra attenzione, l'ultima slide, il numero di cellulare di Letizia. E, alcuni si sono scollegati da pochissimo, ringraziano Letizia e hanno interesse ad approfondire i temi che lei ha trattato, e quindi grazie ancora a tutti della partecipazione. Il nostro obiettivo è sempre quello di mettere in rete persone che hanno intenzione di innovare il sistema turistico italiano, in particolare di lavorare nel mondo dell'esperienziale. Quindi siamo ben felici se su questa tipologia di esperienziale voi possiate interagire efficacemente con Letizia e, per quello che è possibile, anche con noi che supportiamo Letizia in questa avventura. Io la ringrazio perché ci ha rinnovato la consapevolezza che il tema della bellezza è un tema chiave per, tra virgolette, vendere la nostra Italia nel mondo, a partire dai nostri amici connazionali. E quindi una buona serata a tutti. Vi ricordo che il prossimo webinar sarà il 18 dicembre, ma non vi svelo il tema perché così vi lascio la sorpresa prima degli auguri per le festività natalizie e il buon anno. Buona serata a tutti, arrivederci. Grazie, a te, a presto.